Stefanino! Stefanino! L'hai persa te questa! L'hai persa te! L'hai persa te questa partita! L'hai persa te! L'hai persa solo te! Ma le partite così mi danno un fastidio! Perché mi danno un fastidio? Allora, intanto partiamo dal pre-partita. Io mercoledì prendete il video del post partita della Dinamo Zagabria, dove dico: ragazzi, abbiamo Torino, Salisburgo e Cremonese. La partita che mi preoccupa di più è quella col Torino. Se devo scegliere una partita che sicuramente non vincerò, sarà quella col Torino. Ma no, ma non capisci niente. Ma il Torino ha perso con la Juve, ma il Torino ha perso con l'Inter. Sì, ma il Torino dietro regge e noi siamo una squadra che gol li fa. Però siamo anche una squadra che per fare gol ne deve sbagliare 20. Ma non è vero. Ma cosa dici? Guarda, oggi il Torino hai fatto un tiro in porta. Hai fatto un tiro in porta e ti è andata bene che hai fatto gol. Come leggo le partite? Domani esce la reaction e si ride. Domani si ride, domani si ride tantissimo. Partita che parte, Torino non ci capisce niente. Non ci capisce niente. Dopo 6 minuti, Leao due volte davanti il portiere. Potevi aver già chiuso la partita. Dopo 20 minuti. Dopo 20 minuti Leao due volte davanti il portiere. Una la spara laggiù che non si sa. L'altra Diaz, che generoso. Perché generoso quel poveraccio Diaz che ti va a passare la palla, te la cicchi completamente. Poi chiedi 7 milioni all'anno, 100, miglior giocatore della Serie A. Sono queste le cose che... sono questi i momenti in cui devi fare la differenza. Sono questi. Sono questi. È inutile che mi vai a fare il 4-1 col Monza. È inutile che mi segni il 3-0 con gli scappati di casa croati. Tu, sono questi i momenti in cui mi devi indirizzare la partita e non lo hai fatto. Non lo hai fatto. Poi dopo cosa succede? Succede che io dico, dopo questi gol sbagliati, attenzione che il karma poi punisce. 2 gol in 2 minuti. Bravi. Poi, perché adesso ce l'è per tutti. Ho incontrato gente che ha elogiato Gabbia dopo il gol a Zagabria. Gabbia di qui e Gabbia di là e finalmente... Chi ha bisogno di Romagnoli? Chi ha bisogno di Romagnoli? Chi ha bisogno di Romagnoli? Io lo dissi, ragazzi, un centrale. Che poi l'abbiamo anche preso, solo che non gioca. Cioè, piuttosto che far giocare Gio, fa giocare Gabbia. Ragazzi, il gol di Zagabria è stato solo un fuoco di paglia. Gabbia ti mette spesso in difficoltà. Guarda come ti ha messo in difficoltà Verona con l'autogol. Guarda le cazzate che fa quando si fa anticipare, quando lì c'è la palla, che poi Gabbia non è che l'abbiamo comprato quest'anno. Già lo sapevamo quando ci fece perdere la partita a Firenze l'anno scorso. Già lo sapevamo. Ma niente, non ci vogliono sentire da quel lato lì e continuano a farlo giocare. Il primo gol del Torino colpisce così. Cioè io quando vado a giocare a calcetto, che mi battono dal calcio d'angolo la punizione, la palla così io mi devo muovere per colpirla, perché il difensore cerca di anticiparmi. Gabbia no, Gabbia no, noi qui non facciamo così. Gabbia fermo, la palla viene lì, tic. Poi vabbè, palla colpisce palo, ma porta, ma lì già la palla, vabbè, per se sono 1-0, tiro del culo, però hai 70 minuti davanti per fare il pareggio e per poi iniziare un'altra partita. Due minuti di numero, svirgola un altro pallone, sto qua incrocia, che cazzo è che ha fatto il secondo gol, manco me lo ricordo,
Miranchuk incrocia la palla e quel coglione di Tatarusano, perché è un coglione, perché non ditemi che è Tatarusano è un coglione, perché è un coglione, è una mummia, è una cazzo di mummia, ragazzi. Ha la reattività di Zoff, ma non Zoff al Mondiale 82, Zoff adesso 85enne, perché ha quella reattività lì. Si butta 10 anni dopo, si butta 10 metri fuori e la palla finisce in porta. Anche qua Tatarusano ti ha fatto prendere gol a Empoli, perché quella posizione era parabilissima. Il gol del Monza, che comunque era ininfluente, Tatarusano fa un passo a destra prima che la palla gli vada a sinistra. Tutte le cazzate varie sui cross è sempre un'incognita e oggi ti ha ripagato così. Adesso veniamo... Non è mica da qui. Adesso veniamo a te, Stefano. Veniamo a te. Intanto cominci la partita mettendomi Pobega e Tonali. Maledetta la PlayStation 5 la bruciassero. Veniamo a te, Stefano. Mi inizi con Pobega e Tonali. Ci sta. Ci sta, perché Pobega è un ex Torino. Li conosce. Ovviamente facciamo finta che loro... Loro non conoscono Pobega, vabbè. Ci sta. Pobega nel primo tempo si trova una palla interessante dove partono delle due azioni e poi ti fa cacare il cazzo! E cosa fai? Lo fai giocare 90 minuti! Ma aspetta! Aspetta! Non è finita qui! Perché non è finita qui? Non è solo quella la cazzata! All'intervallo mi togli Kalulu perché ha ammonito, mi sembra Inzaghi. Togli Kalulu perché ha ammonito per mettermi Dest. Va bene, Dest non ha fatto neanche una brutta partita. Ma toglimi Gabbia! Toglimi Gabbia! E mettimi Dest e sposta Kalulu. No! Poi va bene, influente, perché nel secondo tempo non ha tirato il Torino. Pace all'anima loro. Il secondo tempo è stato più a centrocampo. Seconda cazzata, io capisco che Leao avesse sbagliato gol, non fosse in giornata, tutte lo vuole tenere per la Champions. Ma anche lì, vuoi togliere Leao? Toglielo al 70esimo, toglielo al 80esimo. Che cazzo lo togli all'intervallo? Che ok, non era in partita, però sai che Leao com'è? Gli capita una palla buona, in fondo ci arriva. Poi se ci arriva come ci è arrivato le prime due volte, i primi 5 minuti, io... Pace all'anima sua, ma almeno in fondo l'azione te la porta a conclusione. Magari una potenziale palla gol ce l'hai. Io con tutto il bene che voglio Rebic, però avessi tenuto Leo magari sarebbe andata in modo diverso. Magari non abbiamo neanche pareggiato uguale, però magari qualche chance in più ce l'avevi. Arriva l'80esimo, fai il 2-1, 2-1 che 9 volte su 10 ti fischiano fallo, perché lì per lì la mia reazione è stata diversa, però 9 volte su 10 di fischiano fallo, è stata più l'occoglionata loro del fallo. Dì la verità, fai gol, gol che arriva da un lancio di Tonali di 100 metri, fai gol, togli Tonali. Perché? Ma Stefano, lo fai apposta! Ma lo fai apposta! Fa il gol viene da un lancio di Tonali, togli Tonali! Bravo! Bravissimo Stefanino, così. Se c'è un peggiore stasera sei te. Sei te il peggiore. 77 minuti per far giocare Rebi, Giroud e Origi insieme. 77 minuti. Io già dopo il 2-0 avrei fatto il 4-2-4 e ciao. Già Leao, Giroud, Origi e Rebic. Fuori dal cazzo tutti gli altri, Benasere e Tony a centrocampo. Vedi così come la provi a ribaltare nel secondo tempo. Ma purtroppo Stefanino a due punte non ci vuole giocare. È troppo difficile. O gioca uno o gioca l'altro, o bianco o nero. Perdi, è giusto. È giusto. Perché ti è andata bene che con un tiro in porta hai fatto un gol. Ti è andata bene che con un tiro in porta hai fatto un gol.
Domani esce Live Reaction. Dato che siete tutti qui, perché quando perdiamo ovviamente è rotto il cazzo, è rotto. Quando perdiamo venite in massa. Allora, dato che venite in massa, ne approfitto per dirvi che domani esce Live Reaction. Quindi se avete voglia di fare sfottò, avete carta bianca, perché domani, dopo la figura di merda che mi avete fatto fare, ci sarà una pioggia di tutto e di più. Vedrete il peggio del peggio. Poi domani, che giorno è? Lunedì, uscirà, perché gli interessa GTA 4. Perché per gli appassionati di gaming, adesso devo andare a finire la Weekend League, quindi uscirà anche qualcosa relativo alla Weekend League questo fine settimana, preparatevi. Del resto, forza Milan, i campioni dell'Italia siamo noi, anche quando mi fate incazzare come stasera che vi picchierei uno a uno proprio Pioli appeso al muro. Ci vediamo per Milan-Salisburgo, dove sicuramente, ragazzi, io ve l'ho detto, il turno di Champions lo passiamo. Non vi allarmate, lo passiamo. Lo passiamo. Detto, tra Torino e Salisburgo mi preoccupa più il Torino.